Vado all'assaggio. Beh, dopo questa insalata possiamo andare a fare il bagno subito. Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. È arrivata l'estate ed è arrivato anche il momento di mangiare una meravigliosa insalata di mare. La facciamo con un po' di frutta, un pochino di verdure e la cuociamo in questa meravigliosa zainglut, che è questa bella vaporiera in bambù. Bene, allora ho messo su dell'acqua. Dentro all'acqua possiamo mettere un po' di odori, che potrebbero essere della maggiorana, il profumo del basilico, il profumo del porro. Poi si possono mettere delle alghe che prendiamo dal nostro pescivendolo, lo mettiamo tutto intorno qui. Aggiungiamo un po' di barba del finocchio che ce l'ho qua. Una fetta di limone. Bene, la mettiamo qua, da una parte. Bene, l'acqua bolle, in bollore. Preparo la Danglud. Il pesce, che deve cuocere un pochino di più rispetto a quello che deve cuocere un pochino di meno, verrà messo sotto, quindi alla base del bambù. Tagliamo così. Voilà. Poi mettiamo anche questo, un po' di teste qua, così. Ok, ci siamo. Poi segue sopra lo scampo, eccolo qua. Una bella mazzancolla, ne mettiamo due. Poi mettiamo due o tre calamaretti di spillo, così togliamo questa, così per fare un po' di guarnizione. Questa chiaramente va messa sopra perché logicamente cuociono in 2 secondi. Quando andate per esempio in Thailandia, in Vietnam, che vedete tutte queste zainglut, queste vaporiere in bambù, addirittura io ho visto delle robe, delle montagne, delle piramidi così, veramente dei grattacieli di bambù con dentro tutto il pesce. Loro sono super, tac tac tac, tolgono, mettono, fanno, cioè sono veramente dei giocolieri, veramente dei grandi personaggi da circo. Prepariamo una bella insalata mettendo dentro un po' di mele con la buccia, così diamo un po' di forma, ok. Mettiamo peperone, uno rosso, uno giallo. Perché questa la facciamo anche un po' con il recupero. Poi prendiamo due rapanelli, che ce li ho qua. Poi un finocchio. Un po' di questo. Qua. Un cipollotto, eccolo qua, perfetto. Poi cetriolo, lo andiamo a zebrare così. Qua. Ananas, ce l'ho qui, una bella fetta. Buttiamo dentro un peperoncino. Ok, ce l'abbiamo. Voilà. Allora, diciamo che abbiamo tutto. Intanto butto un po' di sale qua, ok? Butto una lacrima di aceto, pizzico di zucchero, dovremmo averlo qua, così. Ok, poi prendo dello yogurt, eccolo qui. Buttiamo un po' di acqua dentro, del Tabasco sauce, erba cipollina, due fili, pizzico di sale anche qua. Poi dentro mettiamo un po' di za'atar qua. Wow, siamo pronti. La vaporiera è pronta. Metto dentro così,
attenzione, qualche minuto, un filo di olio extravergine d'oliva qui. E poi non ci resta che impiattare. Mescoliamo il tutto con le mani, così siamo quasi pronti. Allora, mettiamo dentro bene qui la verdura, così, e siamo pronti, cari amici. Spengo la vaporiera, eccola qua, la tiro su, eccola qua, wow, bellissima, un filino di olio, un granellino di sale sopra così, e l'insalata è pronta. Ora prendiamo le micro pinzette e andiamo a comporre il piatto. Ok, un bel basilico verde, metto la salsa. Ok, basilichetto qui. Poi prendo un peperone crusco, dall'alto così, filo di olio. Telecamerina. L'insalata di mare è pronta con frutta e verdura, quindi non ci resta che assaggiarla anche sotto l'ombrellone. Andiamo in spiaggia con questa meravigliosa insalata di mare. È molto light, frutta e verdura. Vado all'assaggio. Buonissima. Beh, dopo questa insalata possiamo andare a fare il bagno subito.